Ciao, allora, caldaia Riello Residence a condensazione. Ti mostro questa caldaia, potresti averla e ti potrebbe essere utile questo video. Questo è il codice, queste sono l'etichetta per il riconoscimento della Residence 25 KISS. Allora, facciamo una panoramica interna. Ecco, questo è lo scambiatore primario, aspira a spirale, diciamo. L'acqua circola velocemente al suo interno a varie spirali ed è collegata allo scambiatore secondario. Qui invece al suo interno abbiamo il bruciatore collegato, bruciatore che è collegato poi a sua volta al ventilatore che aspira ossigeno e gas dalla valvola del gas. Poi qui sopra abbiamo una schedina di accensione con la candela che dà la scintilla piezoelettrico per l'accensione della fiamma quando c'è la miscela di aria gas all'interno del bruciatore. Invece abbiamo il vaso di espansione da 8 litri e qui vediamo al di sotto di esso il valvolino per gonfiare la pressione. Questo è il ventilatore. Questo ventilatore ha vari step di velocità, quindi più accelera, più aspira gas e ossigeno, e più abbiamo fiamma nello scambiatore. Questa è la valvola del gas adesso collegata. Ho fatto altri video che ti spiegano nel dettaglio. Questo è un pressostato acqua. Cioè, in effetti rileva la pressione interna della caldaia, se è sotto lo 0,7 bar circa, ti dà l'errore, mancanza acqua, mancanza pressione, quindi vai a caricare col rubinetto. Questo invece può servire più che altro a noi tecnici per scaricare la pressione. Si collega un tubicino, si apre girando questa valvola e si fa uscire l'acqua e quindi conseguenza la pressione da dentro la nostra caldaia. Questo qui, questi due, uno è il termostato e un altro è una sonda di mandata. Allora, ti faccio vedere, ecco qua, questo è il termostato che è di alta temperatura. Se la temperatura arriva a 95 gradi circa, lui stacca il contatto elettrico tra i due connettori elettrici e quindi fa andare in blocco la caldaia. Questa invece è la candela di rilevazione fiamma che rileva la fiamma se c'è all'interno del bruciatore e comunica tramite questo cavetto alla scheda elettronica, il pezzo più importante che è questo, che la fiamma è accesa. Vediamo un po', questo l'abbiamo già visto prima. Questo è il vaso di espansione, ecco qua, questa è una sonda di ritorno, cioè legge l'acqua che ritorna dai termosifoni oppure quando è in sanitario, l'acqua che comunque ha ceduto calore, quindi ritorno riscaldamento. La mandata è quella che abbiamo visto prima, dopo la faccio rivedere. Questo invece è il sifone per la condensa. Questa invece è la valvola di sicurezza tarata a 3 bar. Quando la pressione arriva a 3 bar, se dovesse arrivare a quella pressione, si apre e fa uscire l'acqua fuori, altrimenti si romperebbe la caldaia, scoppierebbe proprio, si dilaterebbe qualcosa. Questa è la sonda sanitaria, cioè la sonda che rileva l'acqua calda. E quella dietro è lo scambiatore secondario, detto anche a piastre, non si vede bene, ma è questo qui. Questo dovrebbe essere un 20 piastre più o meno, dipende dalla. Le piastre danno la larghezza, ma per avere più acqua calda, comunque 14, 16, 18 piastre, eccetera. Invece questo è il circolatore, ho detto anche pompa. È un circolatore inverter, quindi varia i suoi giri rispetto ai vecchi on-off. E ad essa collegata c'è la valvola jolly, eccola qui, con questo tubicino bianco. Di solito le valvole jolly non hanno un tubicino, come in questo caso, dal tubicino esce l'aria e di solito hanno un tappeto rosso che va svitato ogni volta e lasciato svitato per far uscire l'aria in automatico.
Questa è una valvola 3 vie motorizzata, quindi questa decide dove mandare l'acqua calda, al riscaldamento oppure al sanitario, perché la caldaia fa sempre una funzione alla volta, mai due cose insieme. Se accendi l'acqua calda non puoi avere il riscaldamento e viceversa. Allora, questo è il manometro che ti legge la pressione, ti dà indicazione di quanta pressione c'è nell'impianto del riscaldamento nella nostra caldaia, e questo è il famoso rubinetto di carico per caricare la pressione in caldaia e portarla sempre ad un bar. Questa è l'ultima panoramica interna e nulla, se hai domande come al solito scrivimi e ti rispondo velocemente, ma se non ti iscrivi al canale non posso risponderti, mi raccomando. Ciao e alla prossima.